Dopo il secondo tempo, buono, ottimo secondo tempo del Parma, soprattutto dal punto di vista della concentrazione, non teme che il rinvio della partita con la Juve faccia perdere un po' di concentrazione per la squadra? No, non penso proprio, non ne vedo onestamente il motivo. Anche io di questo, per noi è importante affrontare quella di domani, poi dopo vedremo quello che sarà il prossimo futuro, quindi per noi domani c'è un appuntamento importante contro un avversario in salute che ha fatto un'ottima vittoria in campionato, nell'ultima di campionato, quindi anche dal punto di vista psicologico normalmente sono carichi e dovremo affrontare una squadra su la bassa riga di quello che è stato un po' il discorso di Catania del secondo tempo, con grande attenzione, grande concentrazione e determinazione assoluta, perché questa è una squadra che può essere anche magari dal punto di vista fisico qualcosa l'agile nell'andare nel proseguire la gara, ma è una squadra ben messa in campo, molto equilibrata, che concede veramente poco, dovremmo essere veramente bravi a fare una prestazione veramente di alto livello. A proposito di rinvii, se ne parla tanto ovviamente in questi giorni, lei si è fatto un'opinione e se ha una soluzione a questi rinvii per me largamente prevedibili? Beh, credo che le proposte che si stanno un po' accennando in questi giorni siano tutte interessanti. Probabilmente bisogna avere la cortezza di anticipare un po' i tempi, perché sì. La sensazione è quella che si vada un po' sempre avanti con speriamo che vada bene. E poi dopo immancabilmente quando succede una cosa di questo genere tutti quanti ci si accorge che forse qualcosa da rivedere sul discorso di anticipare il campionato a Ferragosto. Non sto nemmeno a dirlo perché già da quando io ero commissario tecnico nazionale avevo già, come dire, tra virgolette rotto un po' le scatole in questo senso, però si andava a sbattere un po' contro un muro. Adesso vedo che qualcuno lo sta ridicendo, è chiaro che qualcosa va rivisto. Bisogna avere la buona volontà da parte di tutti e capire che non si può trovarci in mezzo in queste situazioni e poi dopo dover correre ai ripari e cercare di tamponare come al solito in qualche modo. È chiaro che anche il discorso degli stadi è un discorso che andrà affrontato. E questo aiuta senz'altro la situazione. Una valutazione sul mercato del Parma in generale, parlo di quello gennaio. No, insomma, credo che le cose che volevamo più o meno, gli aspetti dove volevamo un attimino incidere, abbiamo cercato di affrontarli, compatibilmente, come ho detto anche nel recente passato, con quelle che sono le possibilità del Parma, abbiamo fatto quanto era lecito poter fare, del resto oggi diventa anche un po' complicato riuscire ad andare a mirare ad un giocatore in particolare e portarselo a casa senza che intervengano poi scambi, quindi anche dal punto di vista numerico poter complicare ancora un po' la mia situazione di una rosa che era indubbiamente troppo ampia, però insomma siamo rientrati in un ordine accettabile e adesso il discorso mercato è chiuso, quindi dobbiamo affrontare questa parte del campionato con questi ragazzi che sono convinto che possono fare indubbiamente molto bene. Abbiamo diverse possibilità, direi che c'è un buon equilibrio tra tutti e questo apre veramente gli spazi e le opportunità a tutti quanti. Volevo tornare un attimo ancora alla questione del tempo. Come è cambiata la vostra settimana, insomma, anche per le condizioni dei campi, dal punto di vista della preparazione? Beh, direi che questa settimana abbiamo avuto un esordio con un lavoro interno, cioè in palestra, e poi abbiamo sfruttato quello che è il discorso di palazzetto qui al Collecchio, che ci ha consentito mercoledì di lavorare a coperto e in condizioni direi quasi ottimali. Poi dal giorno dopo abbiamo ottimizzato il lavoro fatto sul campo in sintetico, che è stato indubbiamente per noi questa settimana molto importante, e oggi stesso lavoreremo sul sintetico perché gli altri campi, pur essendo un campo spalato dalla neve, sgombro dalla neve, però è ghiacciato sotto, per cui non si può
starci sopra, perché non ci si riesce a, si rischia di pattinare più che di correre o camminarci sopra. Però il campo sintetico è veramente un ottimo campo che ci ha consentito di lavorare. È chiaro che è un lavoro leggermente diverso da quello che sono gli standard, però sono soddisfatto. Tema altro di Dio, ma più che altro dal punto di vista della protezione atletica? No, dal punto di vista della protezione atletica non sono preoccupato. È chiaro che se si dovesse rinviare ancora, con il rischio che tutte le partite poi si accavallino e quindi ti provi a giocare domenica, mercoledì, questo ovviamente non aiuta, ma non ci sono altre possibilità. Io credo e sono convinto e spero che domani si possa giocare, perché le condizioni lo permettono, e che spero che il campo di Verona e del Chievo sia in condizioni buone per poterlo praticare, e poi faremo le altre valutazioni nel momento in cui qualcosa sarà diverso. A proposito invece della condizione fisica, volevo chiedere come stanno i giocatori e soprattutto la questione sempre del portiere. Mirante ha lavorato questa settimana, è chiaro che ha lavorato direi solo 2 o 3 giorni a pieno ritmo, però è in netta ripresa, questo è molto positivo. Abbiamo avuto qualche acciacchino, qualcosa che adesso sto aspettando anche dai medici che mi ragguaglino in maniera più dettagliata, perché è chiaro che è importante oggi avere il giocatore completamente a disposizione se si può pensare domani di averlo in campo, e per cui cerco questo passaggio di rischio. Ma c'è stato un po' un problemino con Galloppa, che però oggi credo che sia a posto. C'è ha avuto un leggero problema anche Jonathan, e quindi aspetto di valutarlo. C'era stato nei giorni scorsi una botta che aveva subito Lucarelli, che però si è allenato, quindi per quanto riguarda Lucarelli direi che è a posto. Io ormai non le posso più chiedere di Crespo, perché ha appeso le scarpette al chiodo, come si suol dire, quindi no, la mia inconsueta domanda. Non aspettavo qualcosa di lui, perché so che ha fatto i saluti e ha ringraziato tutti quanti, quindi anche quando l'ha fatto qui personalmente di fronte a tutta la squadra è stato un momento toccante, soprattutto per quello che lui ha detto, per quello che lui è stato, ha rappresentato comunque per questa società, per questa squadra. Questo credo che tutti quanti gli sono riconoscenti, credo che lui ha dato molto al Parma, credo che abbia avuto molto dal Parma, e quindi questa è una cosa che va assolutamente detta, e gli auguro chiaramente dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, di potersi divertire ancora fin tanto che il suo fisico gli consentirà di farlo, laddove deciderà di giocare. Perché chiaramente rientra nella stretta cerchia di quei giocatori che insomma la gente ricorda con grande affetto, con grande piacere, e che hanno dato indubbiamente molto al calcio. E poi volevo fare un'altra domanda: l'arrivo di Mariga potrebbe farla virare verso un 3-5-2 oppure? No, Mariga credo che sia un giocatore che possa giocare adesso, io l'ho avuto solo per pochi giorni, soprattutto anche in una settimana un po' particolare per le condizioni climatiche, però è un giocatore che può fare un centrocampo a 4, un centrocampo a 3, non sono particolarmente preoccupato di questo, anzi credo che sia un'alternativa valida. Mister, l'avversario sarà il Chievo di Carlo, che è in ripresa dopo una bella vittoria contro il Novara. Come si può affrontare una squadra così chiusa e diciamo tignosa come quelle allenate solitamente da Di Carlo?